libro è un libro che rimane, quindi per me è consigliatissimo. Ciao a tutti, voglio iniziare una nuova rubrica dove vi presenterò alcuni libri che parlano di corsa che ho particolarmente apprezzato e mi sono riusciti ad appassionarmi. Il primo libro di cui vi parlo è Il Corridore, scritto da Marco Olmo e Gaia De Pascale, edito da Ponte alle Grazie. È un libro breve, sono 130 pagine, circa 130 pagine, ed è un libro estremamente coinvolgente. È un libro emotivo, è molto facile entrare, almeno così è stato per me, è molto semplice entrare nei panni del protagonista di Marco Olmo e di vivere alcune fasi di vita complicate, come estremamente positive del suo percorso storico. È un libro onesto, secondo me è un libro estremamente onesto. Perché emerge anche la fragilità di questo personaggio, un personaggio capace di vincere la gara principale del mondo dell'ultra trail, l'UTMB, che è una gara lunghissima in montagna intorno al Monte Bianco, ma è stato anche un uomo, come appare nell'intervista, se avete avuto modo di leggere, un uomo umile, molto semplice, ma anche capace di grande profondità. Se siete interessati alle biografie, credo che Il Corridore sia un ottimo libro. Vi dico onestamente che in ambito sportivo i libri che mi hanno appassionato non sono tantissimi, o comunque sono una piccola parte dei libri scritti. Tra questi sicuramente posso inserire Il Corridore. Ho avuto anche modo di chiacchierare con Marco Olmo al termine di una gara che si era svolta sopra nei dintorni del Lago Maggiore, quindi in Lombardia, sulla sponda lombarda. E mi aveva colpito proprio la tranquillità con cui Marco Olmo si era lasciato avvicinare, con cui insomma, mi aveva raccontato dei suoi progetti podistici futuri. Io ho parlato con lui, ma sarà stato 4-5 anni fa, quindi era già un uomo alle soglie dei 70 anni. E mi aveva colpito quanto stesse in minima parte soffrendo nel percepire che non era più il Marco Olmo capace di vincere l'Ultra Trail du Mont Blanc, quindi che stava sperimentando anche un calo nelle sue capacità prestative, lo diceva con una naturalezza e con una tranquillità e con l'umiltà che lo contraddistingue. Lungo le pagine di questo libro, l'aspetto umano del protagonista è molto molto presente, quindi secondo me è veramente un ottimo libro. Dovessi consigliarlo, lo consiglio a tutti, soprattutto a chi ama le biografie. Io sono un appassionato di biografie e credo che un plus di questo libro sia la brevità. Se non avete tanto tempo a disposizione per la lettura, anche se fosse 10 minuti al giorno, un quarto d'ora al giorno, vi assicuro che in un tempo brevissimo lo terminate. Se invece siete dei lettori voraci, qualche ora e l'avete finito. Io ricordo che quando lo acquistai, iniziai a leggerlo nel pomeriggio e insomma, avevo ritardato un po' l'orario di
per coricarmi e l'avevo già terminato, quindi se vi piace leggere vi assicuro che in un giorno l'avete già finito e vi assicuro anche che è un libro che rimane. È un libro che rimane perché ha un carattere emotivo. Ci sono magari dei libri stilisticamente molto ben costruiti, che sono piacevoli da leggere, ma che poi svaniscono con il tempo, è difficile andare a recuperarli. Ci sono libri magari meno scritti non perfettamente, ma che rimangono per noi, con noi per una vita. E vi assicuro che questo libro è un libro che rimane, quindi per me è consigliatissimo. Chiaramente questa rubrica non è possibile farla tutte le settimane perché vorrebbe dire che avrei un mucchio di libri da consigliarvi. Così non è, l'idea è di farla una volta ogni 2 settimane. Anche per oggi vi saluto, spero abbiate apprezzato questo inizio di rubrica. Vi suggerisco ancora Il Corridore di Marco Olmo e Gaia De Pascale, edito da Ponte alle Grazie, e al prossimo suggerimento. Ciao a tutti!